Ok Notizia, live. Benvenuti nella sezione news di quest'oggi, giovedì 7 maggio. Apro con alcuni fatti di cronaca avvenuti nel territorio. Mentre è stata data un'identità all'uomo ritrovato nei mesi scorsi nelle campagne di Alberate, i dettagli su econotizia.com, è di ieri la notizia del ritrovamento di un'altra persona nel canale Villoresi a Busto Garolfo. Ad accorgersi del corpo, oramai privo di vita, alcuni passanti che hanno subito allertato la centrale operativa. Sul posto i carabinieri di Legnano che hanno avviato le indagini del caso. Un altro furto commesso all'interno del centro commerciale Il Destriero di Vittuone. Ancora tre arresti, ma questa volta i malviventi non hanno esitato dal tentare di investire un addetto alla sicurezza che aveva cercato di fermare il veicolo. A bordo due uomini ed una donna di nazionalità sudamericana che avevano rubato dei capi d'abbigliamento per un valore di circa 2.000 euro. A fermare la vettura in fuga i carabinieri della stazione di Sedriano dopo un inseguimento fino a Santo Stefano Ticino. A Ro sono stati sequestrati 15 cani di grossa taglia che erano stati affidati ad un allevatore della zona, lo stesso che poi ha denunciato il fatto ai carabinieri. I cani di razza Dogo argentino e Mastino Corso napoletano con ogni probabilità erano destinati ai combattimenti clandestini. Per il reato di abbandono e maltrattamento di animali sono stati denunciati, dopo una meticolosa ricerca, i tre proprietari, tra cui due donne. I cani sono poi stati consegnati alle guardie zoologiche che provvederanno alle cure e gestione del caso. A San Giorgio su Legnano è stata invece arrestata una trentenne che aveva approfittato di un bagagliaio aperto per trafugare una valigia. La donna ha poi tentato di nascondersi in un garage, ma è stata facilmente individuata dagli agenti. Passo alla politica. Dopo mesi di discussioni e scontri, il vicepresidente della regione Lombardia, Mario Mantovani, ha deciso di dimettersi da consiglio comunale di Arconate, lato opposizione. Il suo posto è stato quindi preso da Fabio Gamba. Per lo sport segnalo una notizia che farà sicuramente molto piacere ai tanti tifosi Lilla che ci seguono. Infatti, direttamente dal presidente Verdoliva, è arrivato l'annuncio che la società, dopo un iter molto difficoltoso, è riuscita a riappropriarsi del nome e del simbolo dell'associazione Calcio Legnano, una denominazione che era stata abbandonata dopo il fallimento avvenuto nel 2010. Da oknotizia.com è tutto, grazie per averci seguito. Ok Notizia, live!